Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, come avete visto dal titolo, oggi parliamo di profumi e in particolare vi voglio mostrare 5 fragranze perfette secondo me per la primavera. Sono tutti profumi di fascia economica medio-bassa, quindi non ci sono profumi di alta profumeria, non ho incluso profumi di nicchia, sono tutte fragranze che potete tranquillamente reperire sia nelle profumerie fisiche sia online. Alcuni di questi sono profumi dal ottimo rapporto qualità-prezzo, profumi che costano davvero poco e hanno una resa fantastica e anche fragranze, diciamo, leggermente particolari. Non ci sono le solite fragranze, ecco, classicamente indicate come primaverili. Prima però di cominciare con il contenuto del video, vi chiedo se vi va di iscrivervi al canale, di lasciare un like a questo video se vi piace questo tipo di contenuto e di lasciarmi un commento in cui mi consigliate delle fragranze primaverili da sentire o anche mi dite quali sono le vostre fragranze preferite per la primavera. Partiamo subito con il video. Allora, il primo profumo di cui voglio parlarvi è un profumo a cui sono molto affezionata. Lo possiedo da circa 4 anni, se non ricordo male. È uno dei profumi che vi ho mostrato nel primo video dedicato ai profumi qua sul mio canale ed è un profumo che io utilizzo spessissimo durante la stagione primaverile. Mi piace tanto, lo trovo veramente adatto a quella stagione e trovo che incarni perfettamente l'animo della primavera, quindi un animo allegro, brioso, giovane. Insomma, è veramente un profumo che secondo me può essere veramente adatto per questa stagione e sto parlando del profumo di Chaka Absolute. Allora, questo è un profumo dupe del Chloé Eau de Parfum. Io al momento dell'acquisto non lo sapevo, non sapevo che questo fosse un dupe. Quando però ho sentito anche l'originale, diciamo, profumo a cui questo si ispira, sono rimasta decisamente colpita dalla somiglianza, perché questo è un dupe secondo me molto ben riuscito, sia per quanto riguarda la fragranza in sé, sia per quanto riguarda l'intensità e poi la durata nel corso delle ore. Il Chloé persiste di più, ovviamente, però questo comunque regge bene il confronto. Ecco, quindi se volete anche provare la fragranza prima di buttarvi sull'acquisto di un profumo così costoso e volete un dupe abbastanza fedele, lui devo dire che è un buon dupe. Però in generale amo questo profumo per la sua peculiarità, quindi per il fatto che è appunto così brioso, così gioioso, è un profumo molto giovane per essere un profumo che contiene la nota della rosa. Infatti questo è un profumo indicato come floreale dolce fresco alla rosa. Io non lo trovo così dolce, lo trovo più un floreale puro ed è decisamente un profumo fresco. Pur essendo appunto un profumo che contiene la rosa, devo dire che le altre note che sono il mughetto, la magnolia, sto leggendo, ragazzi, non mi ricordo tutte le note a memoria. Il mughetto, la magnolia, la fresia, nella base invece il cedro e l'ambra, devo dire che conferiscono a questo profumo una particolare briosità. È un profumo davvero molto fresco, molto giovane, è un profumo che sa di pulito e di fiori, è veramente un profumo buonissimo che ha spesso attirato l'attenzione sia di donne sia di uomini, perché a volte mi è capitato che mi chiedessero che tipo di profumo indossassi. Sia qualche amica che si è accorta che indossavo questo profumo e le era piaciuto, sia qualche persona, diciamo, per strada che mi ha fermata, una cosa che non mi capita spesso, e quindi quando ci sono dei profumi con i quali mi capita, mi rimangono impressi, e questo è uno di quelli che appunto a volte attira l'attenzione di alcune persone. E devo dire che è davvero un ottimo profumo, lo adoro. È un profumo fresco, allegro, leggermente dolce, ma non è un profumo che, diciamo, indicherei propriamente come un profumo dolce. Un profumo perfetto, secondo me, per tutte le età. Questo è un profumo veramente che non lega particolarmente a un determinato contesto, a un determinato tipo di donna. È veramente un profumo che può piacere a tante tante persone, quindi ve lo consiglio tantissimo, specialmente perché è un profumo anche molto economico, quindi alla portata di tutti. Altro profumo economico, ma davvero molto buono, molto persistente e particolare per essere un profumo alla tuberosa, è un profumo di Monotem che si chiama appunto Tuberose.
Eccolo qui, la scatola purtroppo non ce l'ho più, l'ho dovuta buttare perché mi era troppo ingombrante, ma questo è uno dei profumi di Monotem che io apprezzo di più in assoluto. È un profumo alla tuberosa senza essere un profumo eccessivo, narcotico, fumoso, troppo importante, un profumo che impegna particolarmente o un profumo che manda dei segnali un po' troppo espliciti. Per essere un profumo alla tuberosa lo trovo molto giovanile, molto fresco, frizzante, non troppo impegnativo, un profumo che può essere utilizzato anche dalle ragazze senza risultare troppo impegnativo e devo dire che è un profumo che a me piace davvero tanto. In testa abbiamo Cocco e Petit Grain, quindi una testa fresca, dolce, nel cuore bouquet di fiori bianchi e questo secondo me è diciamo la nota vincente che lo rende molto portabile insieme con la tuberosa. E nel fondo ci sono la vaniglia, l'ambra e il legno di cedro. Per essere un profumo dalla piramide abbastanza strutturata, è comunque un profumo che non evolve molto sulla mia pelle, resta abbastanza stabile. È un profumo discretamente dolce, quindi se non mi piacciono i profumi dolci, forse non è proprio adattissimo, però devo dire che è molto romantico, molto. Il colore della boccetta e dell'etichetta, quindi questo rosa così molto fresco, fa già intuire che questo è un profumo non troppo impegnativo, non troppo pesante, un profumo anche un po' spensierato, allegro, sensuale, ma nel senso più pudico del termine, non una sensualità sfacciata. E mi piace davvero tantissimo. È un profumo che io ho portato abbastanza spesso ultimamente, proprio perché mi piace davvero tanto. Il prossimo profumo invece si discosta completamente da quelli che ho fatto vedere precedentemente, è un profumo di erbolario ed è decisamente un profumo particolare, è un profumo dolce e legnoso che coniuga la nota della pera con le note legnose, quindi è davvero un profumo particolare, si chiama Legni Fruttati e di questa linea esiste anche il diffusore per gli ambienti e devo dire che ero tentata di comprare anche quello perché la fragranza in sé è veramente buona. A me piacciono i profumi dolci, non devono essere eccessivamente dolci perché altrimenti non li porto, però questo per essere un profumo dolce lo trovo un profumo comunque adatto per la stagione leggermente più calda, quindi per la stagione primaverile. È classificato come aromatico fruttato unisex, più che unisex io direi da donna perché è veramente piuttosto dolce, è stato lanciato sul mercato nel 2009. In testa abbiamo pera, magnolia, fiori bianchi, bianco spino, rosa di damasco e fiore d'arancio. Nel cuore liquirizia, ciclamino, fiore di pompelmo e nella base, quindi nel fondo, vaniglia, muschio bianco, legno di teak, cedro, semi di ambretta e legno di agar e patchouli. Allora, per quanto riguarda la piramide, io non sento tutte queste note, lo sento un profumo più semplice, sento la dolcezza e la succosità della pera unita con la ruvidità e diciamo la secchezza del legno. Non sento per niente l'oud, cioè il legno di agar, che di solito conferisce una nota fumosa o resinosa ai profumi, rendendoli un po' più pesanti, un po' più invernali. In questo caso non la sento per niente. E non sento nemmeno la liquirizia, insomma, non sento diverse delle note che sono indicate come presenti nella piramide. Devo dire che l'insieme è davvero molto buono, un profumo dolce ma equilibrato, un dolce piacevole, non un dolce alimentare. Si sente la pera, è una pera appunto succosa, dolce, ma non è una pera alimentare, non è una pera che si manifesta in maniera troppo evidente, si sente comunque che è mescolata insieme con altre note che la rendono più interessante e devo dire che questo è uno dei profumi di erbolario più intriganti che io abbia, è davvero molto particolare. Mi devono piacere i profumi, le profumazioni dolci o comunque le profumazioni un po' particolari perché probabilmente questo non è un profumo per tutti, però devo dire che a me piace molto e lo trovo molto, anche in questo caso, molto romantico e molto femminile. Il prossimo profumo di cui voglio parlarvi è un profumo che invece ha come nota principe quella del fiore di pesco, che non so se l'abbiate mai visto, ma il fiore di pesco è un fiore un po' particolare, molto piccolo,
circa così, rosa, di un rosa molto acceso, almeno quello del pesco selvatico. Io ho avuto un pesco selvatico per diversi anni e quando fioriva aveva tutti questi fiori su dei rami molto spogli, si vedevano poi improvvisamente fiorire questi boccioli rosa molto intensi dal profumo decisamente intenso e devo dire che ho dei bellissimi ricordi di queste fioriture. Il profumo di cui sto parlando si chiama Fleur de Pêcher di Karl Lagerfeld. Questo è un tipo di profumo che si trova in esclusiva da Tigotà. È un profumo dal prezzo medio che io ho acquistato con uno sconto, quindi l'ho pagato anche meno, diciamo, del prezzo originale ed è un profumo decisamente fresco, arioso, che sa proprio di fiori. Questo è veramente un fiorito intenso e su Fragrantica lo indica anche come fruttato verde. Io non lo sento particolarmente fruttato, leggermente verde, ma perché ha delle note un po' pungenti. Allora, in testa ci sono yuzu e pera, nel cuore fiori di pesco e tè al gelsomino e nel fondo muschio e note legnose. Allora, sicuramente la nota che la fa da padrona è il fiore di pesco insieme con questo tè che rende tutto molto più fresco, più aromatico. È veramente un ottimo profumo, leggermente pungente, tanto che io pensavo che ci fossero degli agrumi dentro perché appunto lo sentivo piuttosto acidulo a un certo punto. Devo dire che dopo un po' di tempo che lo sto indossando, il profumo si assesta sulle note di fondo un po' più dolci, muschiate e leggermente legnose. Io non sento particolarmente il legno, sento più il fiore di pesco, il tè e il muschio e devo dire che è uno dei profumi che amo di più per la primavera. Mi piace tantissimo, di questa linea ho anche il Fleur de Murier, che è il fiore di mora. E mi piace tantissimo anche quello, quello ai frutti rossi, lo adoro. L'estate scorsa l'ho usato tantissimo perché appunto questi sono profumi molto adatti anche per la stagione più calda. Non è troppo persistente, non è troppo invadente, è un tipo di fragranza che resta comunque molto ariosa, molto leggera sulla pelle, non è eccessivo e mi piace tantissimo, tanto che appunto ho deciso di proporvelo in questo video. L'ultimo profumo di cui voglio parlarvi oggi è un profumo di profumeria tradizionale, un profumo che mi rispecchia davvero tanto, sia come personalità sia come gusti, ed è un profumo che ho deciso di portare a termine durante questa stagione. Spero di riuscirci, l'ho già utilizzato abbastanza e dopo averlo lasciato, diciamo, un po' abbandonato nell'armadio per qualche anno, ho deciso di ritirarlo fuori e di utilizzarlo. E devo dire che è un profumo che mi porta anche allegria, un profumo che mi fa pensare a qualcosa di bello e quindi lo voglio assolutamente condividere con voi e sto parlando del profumo Signorina di Salvatore Ferragamo. È un profumo che devo dire intanto mi piace esteticamente perché pur essendo un profumo dalla boccetta semplice è comunque arricchito da queste nappe rosa, ha il tappo dorato e rotondo, quindi anche un tappo un po' diverso. E devo dire che a me la fragranza in sé piace tantissimo. È un profumo fiorito dolce con delle note leggermente lattoniche e muschiate. Allora, io la nota del latte, diciamo, non la sento. La nota che conferisce questo aspetto lattonico dovrebbe essere la panna cotta, che però io non sento particolarmente. Riesco a sentire solo l'aspetto dolce di queste note che si fonde benissimo con il cuore molto fiorito, costituito dalla rosa, dalla peonia e dal gelsomino. Infatti, in testa abbiamo delle note molto frizzanti che sono il ribes rosso e il pepe rosa, nel cuore, appunto, rosa, peonia e gelsomino, quindi un cuore veramente molto fiorito, e nel fondo panna cotta, muschio e patchouli. Non sento il patchouli, sento di più il muschio e appunto questa panna cotta che dà una dolcezza particolare a questo profumo. È un profumo molto equilibrato, non va per estremi. Non è un profumo eccessivo, devo dire che mi rispecchia davvero tanto e che lo uso con grande affetto e con grande gioia. Mi piace utilizzare questo profumo soprattutto ultimamente, devo dire che lo trovo un ottimo profumo anche dal punto di vista della durata, della persistenza, del tipo di
anche di sensazioni che mi dà, mi conferisce una sensazione di allegria, gioia, spensieratezza. Ecco, mi fa pensare a queste sensazioni e devo dire che il nome in questo caso è davvero azzeccato. Signorina, secondo me, fa riferimento all'età più spensierata, all'età della fanciullezza, così all'età anche delle frivolezze e di qualcosa di cui tutti in questo momento abbiamo bisogno, ovvero di spensieratezza, di allegria, di pensare a qualcosa di positivo. E forse anche per questo che l'ho ritirato fuori, l'ho riscoperto in questo momento così particolare, perché appunto mi conferisce, mi rimanda a queste sensazioni. E niente ragazze, questo era tutto, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato in qualche modo utile o di compagnia. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qua e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!